Ovviamente vi invito quando sarà possibile a leggere questa cosa. Volevo solo dire che poi Maria, che non c'è più, è morta nel 1996, ha continuato la sua vita da ricercatrice di verità e giustizia, ed è sempre stata impegnata, ha avuto una vita molto complessa. Cioè, ecco, è lei, molto complicata, sua figlia poi ha scritto su di lei ancora, le donne, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma è stato fatto un convegno su di lei recentemente, all'inizio dell'anno, è una figura interessantissima per quello che scrive, come cosa pensa e la sua visione del mondo, e soprattutto è una testimonianza di come ognuno può fare, ognuna può fare un'azione, un intervento perché le cose non siano quelle che vengono ordinate e basta. Ognuno può intervenire, quello è stato il suo modo. Lei ha sempre combattuto, ha fatto sempre parte di gruppi antimilitaristi, è sempre intervenuta fino a quando è vissuta. Quindi è un grandissimo esempio. Grazie. Ora io vi parlerò di un'altra cosa che è avvenuta in Sicilia tra l'81 e l'83. Non so se voi ne avete sentito parlare delle grandi manifestazioni che si sono fatte in Sicilia per cercare di impedire che a Comiso fossero situati i missili CRUSE. C'è una cosa, un precedente. Praticamente durante la guerra fredda, cioè tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80, sia l'USA che l'URSS si riarmavano in maniera molto importante. Naturalmente la NATO cercava di mettere le sue armi che fabbricava, soprattutto in Europa, e il 7 agosto dell'81, tra l'altro una cosa molto strana è che il primo ministro era un primo ministro non democristiano, era repubblicano, era Spadolini, un uomo di grandissima intelligenza ed apertura, ma è stato proprio lui che invece sigla un accordo con la NATO per l'installazione di 112 missili nucleari intermedi a Comiso. Comiso è vicino a Ragusa, sì. 15 km circa da Ragusa. E in tutta Europa si cominciavano a fare grandissime manifestazioni. Questi missili erano missili importanti, di gittata abbastanza lunga, fino a 5.000 chilometri, e quindi, a secondo dove erano situati, potevano arrivare in Medio Oriente, potevano arrivare anche al di là. Naturalmente la Sicilia era un posto molto importante per tutti gli equilibri tra l'America e diciamo la Russia, anche se non era soltanto la Russia. In tutta Europa si sono cominciati a fare delle grandi manifestazioni. La prima grandissima è stata a Bonn con 300.000 persone, e l'indomani, il 17 ottobre, si è fatta una manifestazione a Comiso, ancora era la prima, e ancora si era in numeri enormi per noi che non eravamo abituati a questo, perché erano 30.000, ma ancora non numeri grandissimi. In quel periodo, vi dico che è stata fatta poi a Torino,
a Roma, a Milano e poi a Londra, Helsinki, Oslo, Bruxelles. Poi una manifestazione grandissima per l'Italia è stata fatta a Firenze per, in cui c'erano soprattutto le confederazioni sindacali che l'avevano e già là era fine novembre. Erano venuti da tutto il mondo perché si capiva che questa posizione dei missili a Comiso ed era fatta specificatamente per lottare contro i missili di Comiso. E allora sono continuate le manifestazioni. Perché ne sto parlando io rispetto a loro? Perché io ci sono stata, io ero giovane, avevo 3 bambini, ero già nell'81 e partecipavamo. La cosa straordinaria di quel momento, adesso vi racconterò anche delle cose più divertenti che abbiamo fatto, perché eravamo molto era che partecipavano tutti, soprattutto le donne e le ragazze, ma senza bandiere. Cioè c'erano i comunisti vecchi e nuovi, cioè una sinistra classica, diciamo, dei partiti e una sinistra nuova, c'erano cattolici, gusto classico, c'erano anarchici, c'erano ragazze, professori che non appartenevano a niente in particolare. C'era veramente un rifiuto del fatto che la Sicilia potesse diventare un luogo di guerra, perché è chiaro che se i missili partono da qua ugualmente, mentre per noi voleva essere un luogo di pace, un luogo, e ci credevamo, pensavamo di poter raggiungere la possibilità che quest'isola fosse un'isola di pace per il Mediterraneo. Avevamo già pensato che si dovevano fare un grande politecnico dell'area del Mediterraneo, perché fosse un luogo anche di scienza, un luogo dove si potevano sperimentare e fare nuove ricerche, ma per la pace. Avevamo cominciato a fare queste marce a Comiso, ma diciamo che il momento più importante è stato una marcia che si è fatta il 4 aprile del 1982. In realtà è stata una marcia che è durata 3 giorni, cominciata il 4 e finita il 6. Sono venuti da tutto il mondo, adesso io dagli appunti ho preso un poco chi era venuto da tutto il mondo. Pensate che il 4 sera c'erano anche il gruppo cileno di Inti Illimani, non so se voi ne sentite ancora parlare o esistono ancora, anche se sono divisi in 2 gruppi che hanno cantato e suonato. Ma c'erano i Verdi olandesi. Il Verdi olandese era rappresentato da una donna bellissima che si chiamava Jeanne Quick. Poi c'era Roland Vogt, che era tedesco ed era del movimento non violento, e lo stesso Michael Friese, che era britannico. Poi c'erano naturalmente gli italiani, c'era Alberto Labbate, che era anche lui del movimento non violento, che con Aldo Capitini hanno poi inventato la marcia della pace per gli Assisi, i Verdi tedeschi e così via. E c'era un nostro deputato importantissimo che si è speso tantissimo, ce n'erano 2, perché chi aveva organizzato tutto questo era Pio La Torre. Pio La Torre era ritornato segretario in Sicilia proprio in quel periodo, alla fine dell'81. E attorno a questa figura era nato questo movimento. Lui era segretario del Partito Comunista, ma non era un movimento soltanto del Partito Comunista, era un movimento che si era ampliato a macchia d'olio.
Dopo questa grandissima manifestazione, che fra l'altro il 6, fino al 6, perché fino al 6? Perché si sapeva che dovevano cominciare i lavori. E allora il 6, mi pare che c'era, ecco, vedete quella foto là? Il 6 stavano cominciando ad arrivare gli autocarri e si è fatta questa stessa cosa, ci si è distesi a terra. Poi gli autocarri sono andati via. Si pensava che, diciamo, la manifestazione dopo 3 giorni è smontata. E allora loro sono ritornati, hanno cominciato il giorno 8. Il giorno 8 è cominciata la costruzione della base ed è arrivato il vescovo a benedire questa costruzione. Come Kirill. Quindi pensate, il 4, il 6, l'8, il 16 a Palermo si fa una grande manifestazione e Pio La Torre fa un appello. Questo appello in pochi giorni lo firmano 1 milione di siciliani. Voi pensate quanto era forte questa cosa? Un milione. Noi siamo in tutto 5 milioni. 1 milione di siciliani. E che cosa voleva essere questo appello? Siccome si cominciava a parlare di dismissione, c'era i grandi che si riunivano a Ginevra, voleva essere un contributo dei siciliani a Ginevra, ma le cose andavano per le lunghe, non se ne parlava ancora di smontare questi missili che intanto cominciavano ad essere. Quindi tutto, intanto il 16 succede questo, il 30 aprile uccidono Pio La Torre dell'82. Quindi pensate, è stato un mese che sembrava quasi che si poteva vincere. E poi pensate come la mafia è brava, mette a tacere chi può fare la differenza. E ha messo completamente a tacere il motore, naturalmente con tutti gli scombussolamenti. Però tutte le manifestazioni per Comiso sono continuate nell'83. Nell'83